Prima di tutto buonasera a tutti e un grande grazie a tutti quelli che hanno voluto appoggiare i ragazzi del Mazzolo, il Derby, come qualcuno ha scritto qualche giorno fa, quelli che magari non sono da appoggiare, come qualcun altro ha fatto capire, quelli che erano andati a massacrarsi contro il Bisceglie, una corazzata. Ma insomma, io spero che abbia guardato il campo per Luigi. I baby del Nardò, gli juniores con 5 più il portiere 6, vogliamo dire superstiti della prima squadra, hanno dato effettivamente il 300% di quello che poteva essere fatto in 48 ore. Noi abbiamo saputo che dovevamo scendere in campo, penso che lo sappiate anche voi, giovedì alle 15, quando io ero già pronto effettivamente a dire ai ragazzi dopo l'amichevole che forse stava per finire il loro sogno e questa avventura a Nardò che avrebbe sicuramente portato tanta amarezza a tutti, non perché magari uno dice io faccio qualcosa perché devo avere in cambio qualcosa, ci mancherebbe, non è mai stata la mia filosofia, io ho sempre fatto settore giovanile, molti di voi mi conoscono per questo, quindi la mia filosofia è sacrificio e prospettive future per i ragazzi prima di tutto. E allora quello che c'è da dire oggi è un grande ringraziamento prima di tutto ai 20 ragazzi che non hanno mollato un attimo, un mese e mezzo, contro tutto e tutti, e anche quando gli è stato chiesto, ragazzi, martedì scade il termine per essere trasferiti, che cosa volete fare? Hanno detto, mister, noi aspettiamo. Aspettare un mese non ci può interessare alcunché. Quindi aspettiamo. Allora, un grazie a loro che hanno dimostrato veramente grandissima serietà e soprattutto grandissimo impegno e grandissima applicazione, non di schemi tattici, noi rispetto a loro eravamo dilettanti, veramente, loro erano una corazzata. Mi dico una cosetta simpatica, c'è stato il 4 loro che si è avvicinato e mi ha detto, mister, impara ad andare alla scuola ai tuoi ragazzi, perché ci hanno preso in giro, hanno detto gente che guadagna 40.000 euro, quindi insegnagli a comportarsi. E io gli ho detto, vabbè, devi capirli, sono ragazzi. Ma tu sei un professionista? Ha detto sì, e dammi la mano allora, perché il primo errore lo stai facendo tu adesso. Questo per dirvi chi aria tirava oggi in quel campo. Poi non voglio dire niente, il rigore c'è, non c'è. Devo essere sincero, l'espulsione del portiere che è uscito a valanga fuori area sul nostro giocatore lanciato in porta, anche se era fuori dalla porta, ci poteva anche stare quello. Però noi eravamo dilettanti rispetto a loro. Però mi sembra che abbiano dimostrato i ragazzi di essere professionisti della volontà, della che devo dire, forse dell'idealizzazione del gruppo. Perché quello che gli ho chiesto l'hanno fatto tutto, al 250%. Hanno dato di più. C'era il nostro 7 di Hop, Karim, che alla fine non ce la faceva veramente più. E gli ho solo detto, stai 20 metri più dietro, perché altrimenti 2-17 me lo lasciano andare via, anche quando non ce la facevano più. E questa è la dimostrazione, ragazzi. Io ho ragazzi che vengono da Carovigno a fare allenamento, e chi viene da Carovigno parte da Ostuni col treno alle 1:30 e alle 10:15 rientra la sera. Allora, questo punto, che forse potrebbe non voler dire nulla, ma per me vale aver vinto la finale di Coppa Italia, è un ringraziamento ed è chiaramente una grande soddisfazione proprio per questi ragazzi. Abbiamo sugli opposti del Salento gente che fa 70 km al giorno per venire a fare allenamento. Quindi questo c'è da dire. Forse c'è il rammarico, ma qualcuno sicuramente dirà che sono presuntuoso, no? Se speravo di vincere. Però dopo che sono passato in vantaggio ci ho sperato veramente. Poi che dicano quello che vogliono gli altri. Io so che cerco di lavorare mettendoci tutto l'impegno. Qualche volta la notte mi alzo, perché sto pensando delle cose che riguardano l'allenamento e mi devo alzare per scriverle subito.
qualcuno dirà che sono scemo forse, perché tanto facendo l'allenatore della Juniores nazionale dice che stai facendo, forse Antonio Conte potrebbe fare queste cose. Io lo faccio per niente, per una cosa mia, che qualunque cosa debba affrontare nella vita l'affronto sempre di faccia, con l'impegno, e cerco e chiedo lo stesso impegno a chi collabora con me. Quindi un grazie soprattutto a chi ha collaborato con me questo mese: Antonio Orlando, il preparatore atletico, Roberto Russo che mi ha affiancato in tutto, Antonio Stavane, i signori procuratori che hanno fornito dei giocatori senza nulla a pretendere, questo ci tengo a dirlo ed è importante, a Luca Cecconi che è il preparatore dei portieri, a Fernando Pero che sta qua di fronte e mi fa piacere e che mi ha storto il collo, che sta un pochino così, devo andare al traumatologico dopo con un abbraccio affettuoso. A tutte queste persone io dico grazie. A Cesarino Giannuzzi, 80 anni di calcio, mi ha fatto piangere. Io prima della partita ve lo dico, io quando sento quel benedetto inno del Nardò, anche se non sono di Nardò ma ci sto da 18 anni, a me si squaglia il sangue. Forse perché ho vinto un campionato con gli allievi qua, che, al quale molti non hanno dato peso, perché chiaramente sono sempre gli altri quelli che contano. Senta, ma mister, ma questa partita, non è questa partita, domenica, credetemi. Questa partita, questi giocatori, questo impegno, questo pubblico, no? Sì. Il primo ringraziamento, scusami se ti interrompo Alex, è stato al pubblico, a tutti quelli che ci hanno incoraggiato, e io vado un pochino oltre, anche a quelli che non sono voluti venire e che forse hanno impedito a qualcun altro di venire. Che lo sappiano, noi se il calcio è pulito siamo con loro, se ci stanno dei secondi scopi invece per buttare alla larga tutto, allora avranno sempre contro. Che lo sappiano, però noi siamo con loro, noi abbiamo bisogno degli ultras, abbiamo bisogno dell'incoraggiamento e non posso certo dire che oggi questo incoraggiamento, anche se gli ultras non erano presenti, non ci sia stato, perché la prima cosa, e ve l'ho detto, è stato un grazie a tutto lo stadio, perché chi è venuto allo stadio oggi ha avuto il coraggio di mettersi dalla parte del giusto, chi si è tenuto fuori avrà le sue buone ragioni, però che le vadano a spiegare forse in modo più chiaro. Adesso saprete sicuramente che cosa succederà, per un mese e mezzo, forse due, non avremo più questo meraviglioso impianto, perché cominciano dei lavori di ristrutturazione fuori tempo, secondo me, perché ci hanno già detto che noi sabato dovremmo giocare in casa qui con il Real Metapontino, il nostro campionato, perché scusatemi, non vuole essere falsa modestia, io il mio campionato è quello della Juniores nazionale, oggi mi sono prestato, poi mi è andata bene, lo ammetto, però anche questo l'ho studiato, non è stato un caso, i risultati così non si hanno per caso, però il nostro campionato saremo costretti a giocarlo lontano, il Nardò fra 15 giorni sarà costretto a giocare e non sappiamo bene dove, e questo perché purtroppo c'è ancora gente in questa città che invece di andare incontro alle esigenze della gente, guarda caso, si aggirano i problemi, non si affrontano, mai con il tempo giusto. Questo è quanto. Scusate se sto così, che sembra che ho perso, che ho buscato, invece stanchezza ce l'ho. Forse mi va bene, ho perso anch'io, sto benissimo. Senti, abbiamo visto un portiere se oggi. C'è abbastanza... che vuol fare sì, qualche domanda, giusto per dire sì. Il fatto per far emergere il fatto tecnico, perché certo. Poi il fatto tecnico, il giudizio che dobbiamo dare a questi ragazzi, o un voto è semplicemente 10 a tutti, senza distinzione. Poi abbiamo visto anche un portierino che fino a questo punto era stato messo in discussione, forse abbiamo anche un portierino interessante. Oggi abbiamo visto un portierino che ha messo tre belle toppe che manco i calzolai professionisti sono in grado di mettere al punto giusto. Ha salvato per tre volte, abbiamo un capitano che ha preso una pallonata che gli è rimasta qua sul petto depilato, molto visibile tra l'altro il pallone, però l'arbitro ha voluto dare rigore, non è una polemica verso gli arbitri, ci sta tutto,
Però il capitano ha fatto una prova grandissima, ha dato dimostrazione, è stato l'allenatore in campo, quello che gli avevo chiesto. Ed è fondamentale che un giocatore come Alessio Antico faccia quello che ha fatto in questa squadra. Poi abbiamo visto anche un bellissimo gol, mi pare. Infatti, non voglio dire, perché non voglio peccare di presunzione, ripeto, non voglio dire che mi sento quasi scippato, no? Dei tre punti che potevano esserci. Perché se andiamo a vedere che cosa è successo, cioè quanto ci hanno prestato, qualcuno potrà anche dire sì, ma quelli insomma li hanno schiacciati in qualche momento, forse ci siamo fatti schiacciare, abbiamo sbagliato qualche cosa, però siamo sempre stati pronti a ripartire, a cercare di non abbassarci, a cercare di riproporci in avanti. E la cosa bella è stata proprio questa, il gol alla fine è nato comunque da una ripartenza, da una palla rubata e da Prinari che ha fatto un gol strepitoso. A quel punto ho iniziato a affezionarti al risultato, perché forse te lo meriti. Io ragazzi non ho giocato in Serie B, in Serie C, ho giocato 35 anni fa quando la seconda categoria era la promozione di oggi. Ho fatto 6 mesi interregionale al militare perché mi avevano notato e quindi vi posso dire che la regola base di quegli anni era che chi mette la palla dentro ha sempre ragione. Ecco perché mi sentirei scippato, ma non lo dico. Un grande rispetto per gli avversari, un grandissimo rispetto per il mister avversario, per tutta la società avversaria. Capisco che cosa stanno provando loro, perché se sono fatti 130 km pensando di venire a farsi la passeggiata. Vabbè, 260, ma il ritorno se lo faranno più allegramente. Quindi questo è. Mister, già che parliamo di singoli, mi ha stupito la prestazione di Rizzo, no? Sì. Che è un classe 95, forse sì. Tatticamente interpretava quel ruolo, sì. Che in una partita come quella di oggi il difensore centrale è quello più difficile. Allora ragazzi, io sono profondamente convinto di giocare con il 3-5-2 quando i giocatori me lo consentono. Avendo Rizzo e Paghi, perché Antico purtroppo non lo posso schierare con la Juniores, devo essere sincero, ero certo delle loro potenzialità. Vi devo dire anche in antefatto, le 4 settimane di preparazione sono state tutte quante in crescendo. Noi zitti zitti in silenzio abbiamo fatto alla seconda settimana un amichevole contro una prima categoria, il primo tempo l'abbiamo dominato, vinto e forse 2 gol ci sono mancati, senza far sapere niente a nessuno. I ragazzi hanno sempre messo il massimo del tempo, i 95 e i 96. Quindi questo è il premio a chi si è voluto impegnare. Mister, ci hai anticipato che sabato c'è il tuo campionato, no? Sì, io lo dico il mio perché per quello. Questo significa che domenica il campionato del Napoli si ferma? No. E mica te lo dobbiamo fermare, noi ci mancherebbe. A questo punto ti dico una cosa, anche a costo di giocare per capire, che cosa è stato detto in queste settimane, o se era solo l'impegno. No, se io immagino, perché siamo sempre in termini di, immagino che se si fosse voluto stoppare tutto non aveva senso tutto questo. Poi se ci chiederanno di giocare sabato e domenica noi siamo pronti. Io dico semplicemente una cosa, qualcuno ha coraggio di fermare questi ragazzi ancora, non lo so. Io spero di no. Quello che abbiamo visto oggi, la giornata di sport che abbiamo visto oggi, qualcuno pensa che deve finire, partendo dall'alto, perché forse qui va a parlare anche dall'alto, stiamo parlando solo di tifosi. Perciò io vi dico se. Qui non è un discorso tifosi, sì o no, qua è un discorso molto più ampio. Certo. Lo sport deve. Che abbiamo visto oggi, la giornata di sport che abbiamo vissuto oggi, così intensa e di partecipazione, penso che abbia insegnato qualcosa. Assolutamente sì, io spero che qualcuno dall'alto, come dici tu Alex, abbia preso spunto da questo per ritrovare risorse, energie e se serve ancora più amore verso il calcio di Naldo per non far finire tutto questo, assolutamente. Però ripeto, se ci chiedono di giocare sabato e domenica non ci sono problemi. Vorrà dire che invece di avere 18 giocatori di rosa alla Juniores
ne metteremo 25 e 6, 31 e ci siamo. Anzi, è 7. Anche perché la Juniores, ricordo, non ha mai giocato. La Juniores purtroppo finora non ha mai giocato, da quello che so, spero che sia così, la partita di ieri è stata rinviata proprio in virtù della logistica. No, è ufficiale. È ufficiale, perfetto, me lo dicono, è ufficiale. E quindi quella partita la andremo a recuperare infrasettimanale, quando ce lo chiederanno. Diciamo, un'interpretazione opposta rispetto sì. a quella che faceva Marcello, il fatto che gioca la Juniores sabato magari significa che non c'è più bisogno di tantissimi ragazzi da dare alla prima squadra, si può leggere anche in quest'altra maniera. Io spero così, spero che si possa fare, signori, ci stanno tantissimi giocatori liberi in giro a disposizione, gente che non viene certo a cercare la luna come stipendio, perché dobbiamo dire anche questo. In altre parti d'Italia il campionato nazionale di dilettanti, c'è gente che di giorno lavora, di sera si allena e la domenica gioca. Ebbene. E si accontentano dei 400 euro al mese come rimborso spese. Non mi fate dire cose che non voglio dire, perché qua forse qualcuno ha anche esagerato. Non è giusto pensare a rimborsi spese da avvocato. Dico qualcosa di sbagliato, visto che qualcuno effettivamente vantava questo genere di rimborsi spese o di stipendio. Per cui se si vuole la squadra si può fare competitiva con gente che ha molte meno pretese e magari più cuore. Perché poi la dimostrazione dei fatti è questa. Quando qualcuno va via e va a giocare da qualche altra parte con tanta spontaneità, e non faccio nomi, forse vicino al cuore c'è il portafoglio, il conto corrente, invece di avere le arterie che dovrebbero portare sangue al cervello. Questo è quanto. Comunque qualcuno sulla Gazzetta oggi ha sbagliato il pronostico. Non ho letto la Gazzetta, mi dispiace per qualcuno. Ho scritto che sulla carta. No, non sei tu. Nella parte sportiva i pronostici sulla Serie D sono stati fatti dall'ex mister Bernardo, che ci aveva già dati. Non ci siamo neanche allenati e quindi la partita non aveva storia. Punto. Colgo l'occasione per salutare mister Sgoba e se fa questo genere di previsioni ogni sabato, visto il risultato, mi fa piacere.